La vita reale è quella dei ragazzi che si alzano alle 6:30 per studiare, per lavorare e per farsi un culo così. La vita reale. Chiaro? Vi è chiaro? Vi è chiaro? Quella è la vita reale. Lei è un piccolo e pericoloso criminale. Ha parlato, adesso può parlare. Sentiamo. Che già ti ho visto che tipo di persona sei, già ti ho visto. A che tipo neanche di persona? Ti risponderò. Scusa, ogni tua domanda lascia stare. Complimenti, lei è un bel esempio per i giovani, soprattutto per gli studenti di giurisprudenza che possono fare un ripasso di diritto penale e procedura penale, perché se leggo tutti i suoi, diciamo, guai, quelli che c'ha lei e quelli che ha combinato, arriviamo fino a domani mattina alle 11 alla trasmissione della Panicucci, ma credo che non abbiamo tutto questo tempo. Però a gennaio lei ci ha avuto il foglio di via obbligatorio, lei non può mettere piede a Padova. A giugno 23 è ritenuto responsabile di 2 aggressioni al parcheggio nel corso di una manifestazione. Lei, amici vostri, avreste picchiato degli altri con dei tirapugni. A gennaio 22 lei sarebbe il mandante di una spedizione punitiva contro rivali, sarebbe volata una coltellata, ferito un 25enne. Sempre nel 22, foglio di via, pure da Vicenza e da Venezia, quindi mezzo Veneto lei non può mettere piede. Adesso le trovano in casa un macete da 54 centimetri, lei dice, ma a casa mia, chi non ha un macete da 54 centimetri, no? Naturalmente per tagliare le zucchine. Aspetti, è indagato per detenzione abusiva di armi ed esplosivi, a giugno 22 tentato omicidio di Simba Larù, quello che poi ha provato a sequestrarlo. Senta, lei non è il cugino di Santa Maria Goretti, lei non è il cugino di Santa Maria Goretti, e lei non è neanche un artista, lei è un piccolo e pericoloso criminale. Ha parlato, adesso può parlare. T'hanno trovato in casa un macete e sei denunciato per detenzione abusiva di armi ed esplosivi. Ma cosa stai dicendo? Quali indagato, armi zio. Quali armi finte? Oh, quali armi finte? Quali armi finte? Un macete così di 54 centimetri. Già ti ho visto che tipo di persona sei. Già ti ho visto. A che tipo neanche di persona? Ti risponderò. Scusa, ogni tua domanda, scusa, lascia stare. Ah, lascia stare. Ho capito. Lascia stare. Quel macete l'ha comprato al brico, 29 euro. Al brico, 29 euro al brico. E quindi uno c'ha 54 euro. Non me lo sono portato in giro. È a casa mia. E quindi è tranquillo. A casa tua non hai coltello da cucina grosso così, non 54 centimetri di macete per fare il non video e dire ti così. Taglio ma questo... no no, io un coltello sia mi serve un avvocato bravo ma anche un medico bravo oltre all'avvocato, facciamo tutta una cosa di professione. Ascoltami, ti dirò una cosa, la vita reale è altro, non è quella che vedi tu. Quella che voi vedete nelle favole, mi sa. No, la vita reale è quella dei ragazzi che si alzano alle 6:30 per studiare, per lavorare e per farsi un culo così. La vita reale. Vi è chiaro? Vi è chiaro? Vi è chiaro? Quella è la vita reale. Sì, sì. Di arte, grande, di musica. No, grazie. Come ti chiami tu? Ringo. Ringo? Ok, chiamato Totorina, scusami. Ti ha chiamato? Non ho capito. Chiamato Totorina, scusa. Io sono Totorina. No, che mi stai parlando strada, zio. L'hai fatta la strada che mi stai parlando di strada. Scusa, a chi l'hai detto Totorina? Ah, lasciami. No, lascia perdere un nulla, lo dico io. A chi l'hai detto? A me non mi metti paura. Non mi metti nessuna paura. Dai, torna a sederti. No, io sto qui. Io stavo facendo un'analisi, chi è, non stavo offendendo nessuno. A chi l'hai detto Totorina? A chi l'hai detto? Con lui, Ringo. Gli chiedi scusa. Ma allora, senti, chiedigli scusa. Ma no, c'è bisogno, tranquillo. Gli hai detto Totorina? Gli hai detto Totorina? Che gli sembra, non serve. Gli hai detto? Ho tornato posto prima. Ha detto che gli sembra, comunque. Gli sembra, gli chiedi scusa. Gli chiedi scusa. Non farmi la scenata, che non ho bisogno di questo. Gli chiedi scusa. Non farmi la scenata, che non ho bisogno di questo. Se no te ne vai, gli chiedi scusa. È questo, tranquillo. O scusa o vado. Devi chiedere scusa. Dimmi, o scusa o vado. Sì, certo. Ok, grande, ciao. Bravo, grazie. Bravo. Bravo. La borsa.